Well, I can't say I chose, you know, it's not my choice only. It's the producers decide. And I said, okay, or not. What's good for me in Cannes is, when I was younger, I didn't see the film. I didn't see the screenings, but the two last films I did watch it. And I know it's the last time I will see the film. And that's good because it's, you know, the crew is there, and they discover the film there, and we all are together, and then it's finished. It's the day after that. It's, you know, and then I can travel with the film if I want, but basically it's done in one day, it's all over. So it's, I think it's the only festival like that, where you have one screening, you give the film to the world, and then the film lives. You don't have, you know, you tend to do what you want. So, yeah, that's, I mean, Cannes is what it is, but it's good that it, for me in that sense, that it's over, the film is over that day. Non posso dire di essere io a scegliere la partecipazione al film, al Festival di Cannes. In realtà sono i produttori che propongono questo e ovviamente, insomma, quando questo succede io accetto ben volentieri. Quando ero più giovane e già partecipavo al Festival di Cannes, in realtà la cosa che vedevo e che mi affascinava era il fatto che la vita, diciamo, del festival si consumasse all'interno di una sola giornata. Presenti questo film, lo dai al mondo e finito, diciamo, quel giorno, in realtà sia il film che tu stesso puoi iniziare a viaggiare. Pertanto per me in realtà il fatto di avere questa singola proiezione con poi la spedizione, diciamo, di viaggio che parte per il resto del mondo immediatamente dopo è affascinante, quindi il fatto che sia così concentrato è un aspetto che mi attira parecchio a Cannes. E il fatto di venire a Bari? No, but then I'd like to travel with the films, but I don't see, you know, I don't see the films again. So I know I won't see Annette again, but then I'd like to travel, and the further I travel from my country, the better. Beh, in realtà mi piace molto viaggiare, ovviamente viaggio con il film, ma non rivedo il film, quindi Annette non l'ho più rivisto. Ad ogni modo, come dicevo, è bello appunto questo aspetto del viaggio che inizia subito dopo la prima proiezione e quanto più lontano sono dal mio luogo di residenza, quanto più lontano posso viaggiare, tanto meglio per me. Come nel film, ora, fino in Giappone.